tutto nasce nel 91, ma il tutto non nasce mai a caso quando c'è una congiunzione di più lune. Ernesto Vella, presidente, Luigi Bruni, vicepresidente, dirigentissimo con la sua squadra, Franco Bei, che fa da collante tra la dirigenza e il fattore tecnico, Lino Lupidi, allenatore che diverrà il mister per antonomasia, ed insomma il gioco è fatto. Citiamo anche Claudio Di Paolo, che è colui che insieme alla Triadi si è fatto valere, e così si passa dal primo anno come SC Colleranesco in Serie C e secondo anno di Giulianova Calcio A5, con il terzo anno in cui arriva la promozione in B ed in cui si vince anche la Coppa Abruzzo. Coloro che sono stati protagonisti di tutto ciò, ma anche quelli che lo sono stati meno, i simpatizzanti, gli estemporanei e tutti gli altri che hanno voluto esserci, storici e non, dal 2017 si danno appuntamento annualmente per ricordare ciò che è stato e ciò che è stato fatto e che ancora si fa, come con una semplicissima, simpatica e sincera gara di calcetto che rinfresca e suggella il ricordo. Quest'anno l'opportunità di poter ricordare la venuta meno di Franco Bei rende ancora più importante ed edificante la reunion, che si arricchisce degli amici arbitri di Franco che impreziosiscono così il momento. Per far sì quindi che il momento rimanga, è venuto quasi spontaneo e conseguenziale la consegna ai familiari di targhe ricordo, una della società di calcio A5 ed una degli amici arbitri, poi dell'artista Marco Pace e quindi anche del presidente Alessandro Mucciconi. Così il tutto andrà a casa di Franco Bei e alte presso il centro sportivo La Pelota e lo stadio del Lido Castrum.